Patrizia, un traguardo straordinario questo dei 20 anni del Centro di Medicina di Feltre. Sono orgogliosa soprattutto di essere arrivata a questa meta qua. Ringrazio anche tutti i pazienti che dimostrano tanta fiducia nei nostri confronti. Diciamo che la cosa che mi sta più a cuore è il contatto che abbiamo con i pazienti, perché è un contatto molto confidenziale, ancora una realtà piccola qua, e riusciamo a dare tanto in questo caso, loro a noi e noi a loro, proprio di una fiducia intensa, e anche verso i miei collaboratori. 20 anni di storia qui a Feltre, ma da dove è partita questa avventura? Questa avventura è partita da Conegliano nel 1996. Una sera a cena col mio socio mi dice: perché non apriamo qualcosa a Feltre visto che non c'è niente? E quindi ci siamo subito, diciamo così, messi al lavoro, abbiamo trovato una sede che era già matura, la volontà di espanderci come stiamo facendo tutt'oggi, e soprattutto avevamo già un know-how che ci poteva permettere di aprire altre strutture lavorando nella stessa maniera. Qual è il segreto di questa vita così longeva, di questa struttura? Credo che il vero segreto sia nella qualità delle prestazioni erogate all'utenza. Si è accorta che quando arriva qui trova cortesia, gentilezza, ma anche professionalità. Tanto è vero che i numeri sono marcatamente aumentati nel tempo e anche la struttura ha dovuto adeguarsi dal punto di vista fisico a questo impatto che c'è stato. E proprio in questo ambito, secondo me, il centro di medicina si è inserito bene, con un ottimo rapporto con i medici di base e anche con i colleghi ospedalieri con i quali ci confrontiamo quotidianamente.